Volevo portare l'attenzione dell'Aula su una questione cruciale per lo sviluppo economico del Paese e per la salute della nostra economia, ovvero il sequestro di una parte dei cantieri di Fincantieri a Monfalcone. Questo sequestro cautelativo è una misura del tutto sproporzionata rispetto a quelli che sono i fatti che l'hanno causata, ma soprattutto le proporzioni che questa misura ha per quanto riguarda l'operatività di quei cantieri. Io ricordo che Fincantieri solo negli ultimi 5 anni ha investito 1,5 miliardi di euro in Italia e ha fatto lavorare oltre 3.000 imprese italiane. Stiamo parlando anche di una realtà che impiega 5.000 dipendenti e che oggi, Grazie. proprio a causa di questa misura cautelativa, purtroppo non può più operare. Oggi qui ci lamentiamo giustamente della situazione gravissima dal punto di vista economico e occupazionale, ma da un altro punto di vista una parte dello Stato agisce in modo del tutto sproporzionato, causando poi delle gravissime ricadute sull'occupazione e su un gangolo produttivo fondamentale del nostro sistema economico. E allora sono qui a chiedervi, oltre che ovviamente l'interessamento del governo, noi faremo un question time al Ministro della Giustizia, ovviamente, ma essendo una materia che interessa direttamente lo sviluppo economico, che venga a riferire in aula e spieghi quali sono le iniziative che il Ministero intende intraprendere proprio per dare a Fincantieri la piena operatività a Monfalcone. Ancora una volta c'è un provvedimento da parte della giustizia che va a colpire un settore produttivo fondamentale. Siamo con Monfalcone a una riedizione del caso Ilva, ovvero partendo da presupposti del tutto fondati, l'azione della giustizia però purtroppo interferisce e impedisce lo svolgimento delle attività produttive imprenditoriali e quindi mette a rischio qualcosa come oltre 5.000 posti di lavoro. E impedisce lo svolgimento dell'attività produttiva di una delle più importanti imprese italiane, ovvero Fincantieri. Pensate che solo negli ultimi 5 anni ha investito qualcosa come 1,5 miliardi di euro, facendo lavorare oltre 3.000 imprese italiane. Quindi io capisco le esigenze dal punto di vista cautelativo della magistratura, ma queste non possono andare a inficiare l'attività produttiva, non possono soprattutto far perdere competitività alla nostra impresa, uno dei nostri fiori all'occhiello a livello internazionale, e mettere a repentaglio migliaia di posti di lavoro nel momento particolare come questo, in cui ogni posto di lavoro vale oro per tutto il Paese.